Ieri riconoscibilissimi in acqua in virtù delle maschere veneziane che avete indossato nel corso delle regate, oggi riconoscibili perché nella prima prova, insomma, l'avete spuntata, siete arrivati primi. Sì, è stata una gran bella prima prova e abbiamo fatto tutta la prova con Domenici, che poi è risultato CS sulla linea d'arrivo, e con Lalli. È stata una bella regata che ci ha sempre visto nelle posizioni di testa. Di sicuro è meglio finire la giornata per essere riconoscibili per il primo che per le maschere, anche se era stata una bella idea che abbiamo avuto io e Federico ieri, passando dalle bancarelle. Un commento così a caldo appena arrivati in banchina su questo campo di regata veneziano, che comunque in due giorni ci ha regalato 6 prove. Sì, io non avevo mai regattato a Venezia e in tanti mi avevano parlato di un campo di regata poco ventoso, che probabilmente sarebbe stato difficile fare tutte le prove, e invece sicuramente fino ad ora siamo stati fortunati perché abbiamo fatto 3 prove oggi, 3 prove ieri. Sul finire è stato provato a fare la 4ª prova, ma non si poteva perché è calato quasi completamente il vento. Al momento una posizione di metà classifica per voi, però 8-9 punti si può entrare comunque a ridosso, si può arrivare a ridosso della top 5. Sì, abbiamo un po' di rammarico perché ieri avevamo girato di nuovo una prova sempre intorno alla 6ª-7ª posizione, poi abbiamo perso una poppa, e oggi di nuovo l'ultima prova avevamo girato 6ª. E nella prima strambata dopo l'offset abbiamo avuto dei problemi perché l'americano non è riuscito a strambare, ci siamo incastrati e abbiamo perso tantissime barche lì, se no probabilmente la classifica sarebbe stata un po' più bella. Noi ci eravamo visti l'ultima volta a Trieste per il campionato italiano altura. Cos'è successo da Trieste a oggi nella tua carriera, nella tua vita professionale? No, beh, è stata un'estate molto positiva perché appunto a Trieste ero con Bank Sales a fare la tattica a Paolo Semeraro e avevamo concluso l'italiano al 3º posto. Ho fatto un altro campionato italiano, quello di classi olimpiche con il 470, e ho terminato anche lì 3º, e sono molto contento perché comunque in 470 non navigavo da maggio. L'ho fatto con il mio vecchio prodiere con cui non navigavo da 2 anni, Alessandro Settone, quindi è stato divertente. Nel frattempo mi sono dato anche un po' alle lunghe, ho fatto la Giraglia, la Palermo-Monte Carlo, dove abbiamo raccolto un altro 3º posto, quindi è l'estate dei 3º posti. Programmi per il futuro? Prima mi avevi detto, ma non ho ancora le idee molto chiare, io comunque te lo chiedo lo stesso. Qualcosa bolle in pentola per il 2012? Ma non so, devo un po' vedere l'inverno, perché appunto fino adesso mi sono dedicato sempre molto alle classi olimpiche, al 470, però molto probabilmente non darò più tutto il tempo che ho dato in passato a questa barca, che rimane comunque la mia passione più grande, quindi probabilmente mi sposterò di più sui circuiti di monotipia. Sarebbe bello un bel Majors 24, ora vediamo un po' cosa si riesce a fare. Grazie mille. Grazie a te.